quindi tutta la notte. Voi immaginate, noi dormiamo a casa e voi invece siete qui a impastare e poi soprattutto a infornare. Ma adesso noi ci avviciniamo perché andiamo a vedere un attimo il momento in cui il forno diciamo dà finalmente questo suo prodotto e poi magari continuiamo la nostra chiacchierata. Il pane fra 20 minuti circa sarà pronto, lo possiamo vedere in fase di cottura nel forno, così possiamo gustarlo almeno con gli occhi. Non vi posso descrivere il profumo che viene fuori da questo forno, è meraviglioso, io veramente sono estasiata. Ma quante ore ci vogliono per arrivare poi al prodotto finito, quello che arriva sulle nostre tavole? Dall'inizio dell'impasto fin quando viene sfornato ci vogliono 5 ore e bisogna calcolare che ci vogliono 70-75 minuti solo di cottura. Mamma mia, che lavoro! Immaginate un po' per assaggiare questo pane sulle nostre tavole quanto lavoro durante la notte soprattutto. Ma io ti ringrazio perché proprio la disponibilità, soprattutto in una giornata di festa come questa, è stata grandiosa. Io ti ringrazio Tonio, io vado nella tua meravigliosa città e vado a vedere un po' i festeggiamenti. Buon divertimento! Grazie! Sono all'interno della chiesa madre, ho incontrato giustamente il parroco Don Giuseppe che ci racconterà effettivamente le origini di questa festa del Santissimo Crocifisso, di cui vedremo anche le immagini molto suggestive e emotivamente coinvolgenti. Allora innanzitutto benvenuto in terra lucana e raccontiamo ai nostri telespettatori di questa storia. Sì. Ebbè, questa comunità ha un forte legame con l'immagine del crocifisso che è tutti possiamo ammirare proprio per la sua bellezza, per l'espressione della passione di Cristo, proprio a tutto tondo, cominciando dal volto, dalle sue piaghe e la manifestazione proprio del sangue che è simbolo della passione. Si lega molto in questa comunità per un evento, però che si sovrappone a una festa che nella Chiesa era ricorrente, cioè il ritrovamento della vera croce di Cristo da parte della regina Elena, e quindi il 3 maggio per tutta la Chiesa universale, unita a un'altra festività della croce che è quella del 14 settembre che tuttora ancora si celebra ed è appunto la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Il 3 maggio non esiste più in tutta la Chiesa come festa religiosa, è rimasta in tante comunità, anche nei paesi viciniori, come legame per altri eventi. E qui qual è probabilmente l'evento più importante? Il desiderio di Padre Eufemio di Amiglionico di donare alla propria comunità questo crocifisso, commissionandolo a un frate, Fra Umile da Petraria Soprana. Siamo dunque in Sicilia, il quale ha realizzato diversi crocifissi in Italia. Diciamo che questo è il più bello, se non uno dei più belli, da vedersi.
Angelo, quindi siamo giunti proprio vicinissimi al castello. Mi presenti insomma il tuo collega che mi parlerà del castello? Sì, sì, sì. Come vedete è ancora in fase di restauro, manca poco, ma noi ne approfittiamo per raccontarlo in anteprima e io vi affido a Gabriele Scaccia, al dottor Gabriele Scaccia. Buongiorno, allora siamo qui all'inizio proprio, all'apertura, all'ingresso di questo castello. Lasciamo il sindaco perché deve andare. Sì. Allora, buon proseguimento, alla prossima. Va bene, noi ci vedremo per l'apertura del castello, è promesso. Promesso. E noi andiamo dentro, possiamo accedere? Certo, benvenuti, vi accompagno, prego. Allora Gabriele, che meraviglia, siamo proprio all'interno dell'atrio di questo castello, ma come mai questo nome, che del mal consiglio, di solito qualcuno tende a darci buoni consigli? È un nome sinistro che ricorda una storia, un episodio storico particolare, la congiura dei baroni. Siamo nel settembre del 1485, in piena epoca aragonese, e i baroni più importanti del Regno di Napoli si riuniscono in questo castello, in una stanza che ora vedremo, particolare, che poi ha dato l'appellativo a tutto il castello, e questa riunione di baroni con il re Ferrante finisce in tragedia. Il re fa finta di accettare le loro richieste e poi li fa trucidare uno per uno in un secondo momento. Allora ci muoviamo, andiamo a vedere questa bellissima stanza. Sì, è un po' inquietante, però mi incuriosisce. Andiamo. Mi dai almeno una datazione per capire in che epoca, anche perché mi hai raccontato che poi c'è stata una stratificazione, non soltanto nel periodo medievale. Sì, qui siamo in impianto quadrangolare del 1003. Naturalmente le testimonianze archeologiche sono vecchissime, siamo al IX secolo avanti Cristo. E la cosa sulla quale potremmo, insomma, concentrare l'attenzione sono i feudatari che l'hanno abitato, dai Sanseverino, che era la più potente famiglia meridionale sotto gli Svevi e sotto gli Angioini e sotto gli Aragonesi, poi i re Vertera che subentrarono ai Sanseverini nel 1626 e naturalmente Ettore Fieramosca. Non va dimenticato che Ettore Fieramosca, dopo la disfida di Barletta, è divenuto conte di Miglionico e signore dell'Acquara. Questo fu il titolo nobiliare e ha abitato le stanze di questo castello dal 1503 al 1512. Ora ci avviamo verso la stanza principale, fulcro principale, che è preceduta da una stanza, come vedremo, con una volta molto particolare. Allora andiamo, proseguiamo, perché veramente è molto affascinante. Io ogni volta che entro in una struttura del genere sembra quasi di rivivere il passato e soprattutto tutto quello che è stato il vissuto.